gli aiuti sono destinati ai comuni che dovranno aprire degli avvisi pubblici e destinarli a quelle imprese, come ho detto prima, che sono state ulteriormente danneggiate dalle ordinanze di zona rossa. Faccio un esempio pratico: un esercente che aveva un'attività alimentare in un comune limitrofo, magari alla zona rossa, poteva essere aperto fino al giorno prima, dal giorno dopo, non potendo uscire dal proprio comune, non poteva aprire il proprio esercizio. Quindi in questo caso ci sono state delle ulteriori restrizioni rispetto ai DPCM già in vigore, e quindi diciamo noi vorremmo andare a sostenere queste attività. Ciò non toglie che poi tutti gli altri bandi e avvisi della regione, del governo, dello Stato potranno essere oggetto di attenzione da parte di questi esercenti, non solo da parte di tutta la popolazione, quindi questo è un di più per coloro che ho sostenuto un onere maggiore. Credo che venerdì o sabato sia stata una conferenza stampa del Partito Democratico, ma noi la legge l'abbiamo depositata la scorsa settimana prima del loro intervento, quindi diciamo abbiamo anticipato perché ci stavamo lavorando in anticipo, e soprattutto avevamo inserito questa linea di principio anche nella prima legge presentata ad aprile, il primo Cura Abruzzo, quindi c'erano le intenzioni di lavorarci, quindi la legge l'abbiamo presentata, se non vado errato, martedì scorso, quindi adesso si incardinerà nel percorso legislativo della regione tra le commissioni e poi approderà in consiglio.